Buongiorno a tutti amici e bentornati qui in compagnia del vostro Emanuele su A-Tech. Come abbiamo visto per l'iZeekr IA100, un'action camera economica ma altamente deludente, cominciamo questa recensione proprio con l'unboxing. Questa volta però sotto la lente ci finisce la Wolfhang GA200, che come potete vedere qui in prima battuta è un'action camera che offre un dual screen, quindi ideale anche per girare dei vlog. 4K Ultra HD, sempre la solita immersione fino a 40 metri, scatti a 24 megapixel e appunto un dual screen. Ma bando alle ciance, direi di partire con l'unboxing e poi prova sul campo di questa Wolfhang GA200. Prima di partire con la recensione vera e propria, vi mostro come potete acquistare questa Wolfhang GA200 direttamente su Amazon con spedizione Prime. Al momento è disponibile al prezzo di 94,99 euro, ma potete riscattare un coupon del 20%, quindi risparmiare 19 euro circa e portarvela a casa a 75,99 euro. Un prezzo direi a fuoco per quello che teoricamente offre questa action camera. Andiamo quindi ad aprirla. Questa volta però è la prima volta che la apro, non l'ho testata, e vediamo che subito qui abbiamo lo scafandrino con già annesso un piccolo aggancio a slitta, uno scafandro che appunto permette l'immersione fino a 40 metri di profondità. Andiamo ad aprirlo e vediamo all'interno, ok, davvero ottima la chiusura ermetica di questo scafandro, troviamo la nostra action camera. Eccola qua con un dual screen anche qui sul posteriore, dovrebbe essere di tipo touch. Sul lato sinistro invece abbiamo l'ingresso mini HDMI per collegamento direttamente a monitor esterni o TV. Abbiamo la presa di ricarica, purtroppo micro USB, e lo slot per l'inserimento di micro SD, e poi abbiamo il microfonino. Sul lato sinistro invece un piccolo speaker, due pulsantini multifunzione, e qui nella parte bassa abbiamo invece il coperchietto con apertura a molla per l'inserimento della batteria. Parte alta invece tasto di accensione e possibilità di switch nelle varie modalità di scatto e tasto ok o conferma per l'azione. Sul frontale appunto il piccolo schermo di tipo non touch però in questo caso e la nostra ottica. Mettiamo questa da parte e vediamo cosa è contenuto all'interno della confezione, dove troviamo la manualistica, una guida rapida che in realtà ci spiega tutti i vari accessori che abbiamo a disposizione e appunto il manualetto di istruzioni con lingua anche italiano, quindi davvero ottima come cosa. Mentre a livello proprio di accessori, anche qui una dotazione ricca che ormai queste action camere economiche ci stanno davvero abituando, troviamo innanzitutto una, ma dovrebbero essere presenti due batterie, eccole qua, batterie da 1050 mAh che dovrebbero regalarci un'autonomia intorno ai 60 minuti. Eccola qua, doppia batteria. Abbiamo poi un ulteriore coperchietto di ricambio per il nostro scafandro, in realtà non tanto per questo, ma se vogliamo utilizzare lei per far però fuoriuscire l'audio, quindi registrare in modo che non si senta sempre quell'audio ovattato. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo qui il telecomandino per comandare da remoto la nostra action camera, pulsante di scatto per video e di scatto per foto. E poi abbiamo i vari attacchi, appunto innesti, come ad esempio in questo caso con quello a slitta, in questo caso biadesivo. Troviamo le varie attacchi, insomma, per tutta una serie di utilizzi, il cavo di ricarica che dovrebbe servire anche ad attaccarlo al PC per utilizzare lei stessa come webcam, in realtà può essere utilizzata anche come dashcam, il nostro amico attacco per il manubrio, vari attacchi sempre a slitta.
altri. Abbiamo qui delle fettucce, se dobbiamo sistemare ed ancorare in maniera ancora più diciamo definita la nostra action camera, il laccettino da polso per mettere appunto il nostro telecomandino, e poi infine cos'altro abbiamo? Altri tipi di attacchi. Abbiamo anche queste fettucce, diciamo, metalliche, un pannettino per pulire lo schermo e l'ottica, altri attacchi, infine abbiamo questo scafandrino qui per permettere di ancorare la nostra action cam, considerando che non abbiamo un attacco a vite a eventuali selfie stick, e anche in questo caso ottima cosa il fatto di avere a corredo il caricatore per la batteria in modo da caricarle in contemporanea. Non abbiamo un microfono, verifico solo una cosa perché in realtà da foto sembrava che ci fosse, vediamo un attimino, qui almeno dalla nostra immagine fa vedere che c'è anche il il microfonino lavalier, cosa che io invece qui non ho trovato, quindi non so se magari a me hanno inviato un sample, chiamiamolo così, un po' più tirchio, o se effettivamente è un errore qui del dell'inserzione di Amazon. Inserita la batteria, andiamo a fare la prima accensione per mostrarvi il menu. Allora, lingue, dovremmo trovare anche l'italiano, confermiamo quindi con il pulsante di ok. Adesso io la data non la vado a settare, così come il tempo, e poi ci si presenta, ecco qua, questo lo schermino. Allora, da qui possiamo direttamente entrare nelle impostazioni, tra cui regolare la risoluzione che arriva fino a un 4K a 30 fps, abbiamo un 27K a 60 fps, e via a scendere. Interessante però che abbiamo anche il 120 fps per il 1080p. Abbiamo poi l'antivibrazione, quindi tendenzialmente dovrebbe essere la stabilizzazione elettronica, poi registrazione vocale, riduzione del rumore del vento, possiamo andare a regolare l'esposizione, abbiamo la possibilità anche in questo caso di regolare diciamo la misurazione e la filigrana temporale. Poi qui nelle altre impostazioni possiamo direttamente abilitare o meno tutto il discorso dell'audio, regolare anche il tipo di angolo, se fare un fisheye spinto, medio oppure stretto. Abbiamo poi la modalità subacquea, quindi interessante questa cosa qui, e abbiamo anche, vediamo un attimino, effetto, modalità di guida, quindi sorta di dashcam, microfono, ci dice però che possiamo sfruttare un microfono esterno, quindi oggettivamente quello che hanno mandato a me è una dotazione probabilmente, diciamo, da giornalisti, chiamiamola così. Capovolgere l'immagine, salva schermo, autospegnimento, bilanciamento del bianco, frequenza ottica, eccetera eccetera eccetera. Da qui possiamo vedere direttamente le immagini o le foto, cancellarle. Vedete che qui ci dà la possibilità di capire subito se l'immagine è stabilizzata, e buona cosa che abbiamo la stabilizzazione su tutte quante le modalità di ripresa, quindi 4K 30 fps. Tramite questi pulsanti qui laterali possiamo abilitare o meno il wifi, e con questo inferiore invece, tenendolo premuto, switchiamo direttamente allo schermo frontale, di conseguenza tenendolo di nuovo premuto riswitchiamo a questo qui, mentre qui vedete che è presente anche una sorta di piccolo zoom, quindi possiamo anche zoomare, anche se avrei preferito magari farlo direttamente da queste
come si chiama, da questi pulsantini qua, e invece così non è. Vediamo se tenendo premuto succede qualcosa. No, direi di no. Infine da qua possiamo direttamente richiamare le varie modalità: registrazione, loop, time lapse, rallentatore, quindi slow motion, oppure l'hyperlapse, ma dovremmo con questo pulsantino invece switchare alla modalità foto. Anche qui nelle impostazioni possiamo regolare la risoluzione e tutti i vari parametri. Anche in questo caso invece abbiamo lo scatto singolo, lo scatto a raffica, anche qui una sorta di foto time lapse, lunga esposizione, eccetera eccetera. Insomma, le specifiche e le caratteristiche mi sembrano interessanti, non ci resta appunto che provarla sul campo. Allora, sto registrando sfruttando lo schermo frontale della Warfang GA200, tenendo unicamente l'action camera con la mano, quindi senza alcun supporto. Ho abilitato naturalmente la stabilizzazione elettronica e sto registrando a 1080p 60 frame per secondo. Questa, diciamo, la stabilizzazione durante la camminata, ma soprattutto la registrazione dell'audio da parte del microfono integrato. Detto ciò, probabilmente con un microfono esterno che a voi dovrebbe arrivare in confezione, l'audio dovrebbe sicuramente migliorare. Ma mettiamo un pochino sotto stress questa action camera e la sua stabilizzazione provando a effettuare una corsetta. Quindi io non sono un corridore, come al solito ve lo ricordo, ma vedete che probabilmente la stabilizzazione non è proprio delle migliori, ma comunque tutto sommato riesce a garantirvi scene action. Test super estremo della stabilizzazione, facciamo partire la registrazione e scuotiamo, diciamo, l'action camera. Vedete che la sto scuotendo e vedremo com'è il risultato del video. Non so se la fotocamera dello smartphone riesce a mettere bene a quadro, ma vi dico che sono sotto luce diretta del sole, davvero oggi una bellissima giornata di sole, e lo schermo frontale si vede davvero benissimo, ma switchando a quello posteriore anch'esso devo dire che si vede molto molto bene, considerando che non ho neanche tolto la pellicola, diciamo, a protezione del display. Davvero ottima visibilità sotto luce diretta del sole. E direi di giungere alle conclusioni per questa Warfang GA200, un'action camera che oggettivamente promuovo perché innanzitutto mi è piaciuta la resa dei colori. Senza andare a fare chissà quale post produzione, avete visto che i colori tutto sommato sono piuttosto fedeli alla realtà. Buono il fatto che abbiamo anche un 4K a 30 frame per secondo, 4K reale, ma soprattutto la stabilizzazione.
Certo, in scene super action magari la sconsiglio, ma diciamo complessivamente da portare al mare, fare qualche video diciamo un po' più particolare, è un'action camera decisamente valida considerando il prezzo di vendita. Ottimo il fatto di avere un dual screen che ci permette di registrare in modalità vlog, e devo ammettere che nel mio caso, anche senza l'ausilio di un microfono esterno, la cattura dell'audio è decisamente valida. Abbiamo a corredo anche un'applicazione che non sto qui a mostrarvi, in quanto comunque disponibile sia per Android che iOS, e da qui potete direttamente scaricare i video sullo smartphone per un'immediata condivisione o eventualmente settare tutte le impostazioni dell'action camera qualora magari l'andiate a posizionare in un punto strategico dove non potete arrivare. E poi il telecomando in dotazione, che invece ci permette di scattare foto o registrare video sempre qualora non riusciamo a raggiungere fisicamente la nostra action camera, magari se messa su un casco. Detto ciò, ragazzi, qui sotto in descrizione link alla recensione, ma soprattutto link all'acquisto. E detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate di questa piccola action camera, ma naturalmente iscrizione al canale, lasciate un bel like e noi ci vediamo a un prossimo e glorioso video. Ciao!